Ci ha detto pure male, però, eh. Sì, però vedi, io l'altro giorno scherzavo con Francesco, poi a volte scherzavo anche con Alessandro Del Piero. La gestione che della palla di quella finale nel vantaggio, mancavano 30 secondi, è una gestione di una squadra che aveva bisogno di esperienza. Il fatto di arrivare con cattiveria sotto porta e sfondare la porta, come nel 2006 fece Alessandro, una corsa di 70 metri a palla per arrivare lì. Il fatto di non saper soffrire fino all'ultimo secondo. Abbiamo preso un gol che dove Marco Giuliano di testa che le prendeva sempre tutte Marc, di testa contro Trezeguet. La palla che mi arriva a me, io la spizzo. Una palla che va quasi fuori, questo tira da Anculandia e va in mezzo alle gambe a Nesta e a Toldo, cioè un gol pazzesco. Anche se mi aspettavo che mi dicevi Italia-Corea o Corea-Italia. Ma sai, Italia-Corea, io a parte non giocavo, ero fuori, io ero squalificato, io e Nesta eravamo squalificati in quella Sì. partita. Però fu un mondiale stranissimo, il mondiale dove non. Secondo me non c'era quella convinzione che avevamo in Belgio, Olanda o come il mondiale in Sudafrica. Il Chiaro. mondiale in Sudafrica si vedeva che eravamo proprio Morti, morti. morti. Guarda, vedevo prima Brasile-Croazia della partita di apertura del mondiale che abbiamo vinto 2-0 per il Brasile. Ed erano tutti, sì, era uno squadrone il Brasile, ma erano tutti a pezzi. Passami il termine: Ronaldo che non si muoveva, Cafu che non correva più. L'unico buono era Kakà, che è l'unico che fa. Adriano già beveva, quindi. No, però a nomi la guardi, dici. Sì, allora guarda, il 2006 forse è stato il mondiale dove ci sono stati i giocatori più famosi della storia del mondiale, Vero, perché la Germania pure. la Germania aveva giocatori straordinari, il Portogallo, la Francia, L'Olanda. l'Olanda, c'erano degli Vero. squadroni, l'Argentina, c'erano degli squadroni. Lo stesso Ucraina c'aveva giocatori forti, l'Australia cioè, era comunque un mondiale tosto. Senti, il miglior allenatore che hai avuto in carriera? Uno non si può fare uno. Li ho avuti più forti. Vabbè, la fammi un podio, dai. Ma no, diciamo che ce ne sono, vai, te ne dico tre. Vai. Te li butto lì, Capello, Lippi, che sono quelli che mi hanno dato, cioè ho vinto più. Malesani è quello che. Ma poi ho avuto Ancelotti, ho avuto Sacchi, Senti, la butto là, Scala. il peggiore Cooper. No, 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 A no, me no, no, no. non mi è stato mai simpatico, secondo me, boh, è forse stato anche un po' fortunato. Poi magari mi sbaglio, fa. No, 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 era un allenatore che aveva il suo concetto di calcio, che era diverso da quello di tanti altri, ma aveva un concetto. Sai, quando un allenatore ha un concetto, è difficile dire è scarso. Lui ha il suo concetto, può piacere o non può piacere, Chiaro. ma un suo concetto di calcio. C'è qualcuno di questi che mi hai nominato a cui ti ispiri particolarmente? Io spero di avere il mio sistema, però è normale in questi. Sono stato influenzato da questi allenatori che mi hanno fatto vincere, che mi hanno allenato. E il concetto di Mister Lippi è un concetto che è ancora oggi molto attuale. Faccio un esempio. Chiaro. Senti, è più difficile fare il calciatore o fare l'allenatore? Per Fabio Allenatore. Cannavaro parlo. Allenatore. Il calciatore, tu devi pensare solo a te stesso. Devi prepararti per una partita e sei egoista, perché sei egoista. L'allenatore è a 360 gradi, l'allenatore deve vedere tutto, l'allenatore deve controllare tutto, deve capire chi sta bene, deve sentire il profumo dello spogliatoio. L'allenatore
È molto stimolante. Non pensavo che mi piacesse così tanto allenare. Senti, c'è qualcosa di te, che rivedi in qualcuno oggi? Zero. Cioè, No, non esiste il perché nuovo Fabio Cannavaro? sai cos'è? Avevo delle caratteristiche strane, perché non essendo altissimo, ho alto 1,76, 1,75, 1,76. È pure più basso di me. Bravo, pensa come siamo messi. Però mi dovevo confrontare con delle bestie, ma arrivavo uno col pensiero, ci arrivavo prima degli altri, perché comunque li anticipavo quando loro già pensavano di, cioè aspettavano ancora la palla. Quindi io già avevo preso la palla e me ne ero andato. E poi ero super elastico, ero super reattivo, saltavo dove gli altri non ci arrivavano, e ero molto esplosivo, era diverso, capito? Forse l'unico molto simile era Ivan Cordova, che su certi aspetti lui era sul lungo, era molto più veloce di me. Però poi quelle caratteristiche lì un poco sono andate a morire. Io credo che i difensori di una volta ne fanno più, no? Cioè, nel È un senso, concetto. sono cambiati un po', no? Da me è un concetto di calcio diverso. Io sono stato abituato, mi dicevano, segui l'uomo anche in bagno. Poi a un certo punto, fortunatamente, è arrivata la zona e quindi ho iniziato a giocare a zona, ho iniziato a scambiare l'uomo con l'altro centrale, ho giocato con la difesa a tre, ma prima era la difesa a tre, era un incrocio, io non posso mai dimenticare, Under 21, la finale, io marcavo, finale col Portogallo, io marcavo João Pinto e Ciccio Colonnese marcava un altro portoghese che è l'attaccante centrale. E lui ci dovevamo incrociare, dovevamo seguirlo, dovevamo fare. E oggi no, oggi il calcio è diverso. Con la tecnologia poi per i difensori è un disastro. Cioè, ma non perché prima picchiavamo gli attaccanti, ma perché prima comunque dovevi sentire l'attaccante. C'era il fatto, io scherzavo con Luca Toni, io sono stato abituato a palla sull'esterno, io dovevo sentire, dovevo vedere l'attaccante, sentirlo, in aria soprattutto. Chiaro. Oggi è impossibile, oggi è impossibile. Senti, nel tuo andar via da Parma, sai, io sono laziale, no? E tanti che giocavano a Parma vennero alla Lazio, no? Quello che Certo. mi chiedo io, c'è mai stata una possibilità, di Sì. venire sia alla Lazio che alla Roma? Più alla Roma, con la Lazio c'era stato un qualcosa con il vecchio presidente, con Con Cragnotti, Cragnotti. sì, perché c'avevano buoni rapporti lui e Tanzi. Invece con la Roma si è andati molto vicino. E poi perché E non se n'è fatto più niente? perché all'epoca la spesa era veramente alta, la spesa, perché l'idea era quella di prendere a me Buffon e sicuramente la vecchia proprietà fecero due conti e capirono che era una cifra alta. È stato difficile per te il distacco da alcuni giocatori con cui eri a Parma? Ah, sicuramente l'ultimo anno io sono rimasto da solo. Io, nel senso, Lilian e Gigi andarono alla Juve Sì, vero, l'anno prima. l'anno prima, a Napoli per dire. Io avevo giocato con Ciro Ferrara e rimasi da solo perché Ciro andò alla Juve. E ci sono state delle situazioni dove ho detto cacchio, e adesso? E adesso, però, penso che gli sono mancato più a loro che loro a me, dai.